sono tornati a scendere in piazza in decine di città italiane, da nord a sud, isole comprese. Stamattina il flash mob delle mascherine tricolori è stato, insieme, un grido di dolore, d'allarme e pure di rabbia. Quello di commercianti, partite IVA, piccoli imprenditori, ma anche semplici cittadini uniti nel denunciare la crescente difficoltà economica che affligge gran parte delle attività, addirittura a rischio fallimento. Ma tra i ritardi nell'erogazione di bonus e cassa integrazione, intoppi e lungaggini burocratiche nell'accesso al credito, finanziamenti a fondo perduto, al momento solo sulla carta, il problema è più generale e coinvolge milioni di persone, ci hanno detto le mascherine tricolori che hanno manifestato a Isernia, non in tanti, distanziati e determinati anche da Piazza Sacro Cuore, il giaccusa all'indirizzo del governo lanciato forte e chiaro: devono tornare a casa. Ci siamo trovati qui in piazza oggi per ribadire con fermezza quanto i provvedimenti di questo governo, i famosi miliardi di euro, la famosa potenza di fuoco di Giuseppe Conte ancora non si è vista. A 2 mesi e mezzo dalla chiusura totale ci troviamo qui in una situazione tragica. Non sappiamo quando riapriranno le scuole, non sappiamo quando arriveranno i bonus alle partite IVA, non sappiamo quando i lavoratori riceveranno la cassa integrazione e a rispondere delle scellerate politiche di governo ci troviamo tutti noi italiani. E siamo qua per ribadire il fatto che il governo si sta muovendo male, si sta muovendo stanziando pochi soldi in ritardo. E voglio fare solo un esempio: il rimborso che era stato promesso per i DPI, per mascherine, per il gel, per i guanti, per le imprese. Basti vedere l'esiguità della somma stanziata, che ha fatto sì che l'intero ammontare venisse esaurito in un secondo, e che solamente l'1% delle domande fosse esaudito. Quindi pensiamo, 50 milioni a fronte di richieste per 1 miliardo 200 milioni di euro da parte delle imprese. Quindi è chiaro che il governo non si sta muovendo come dovrebbe, ci vuole di più e ci vuole più celerità. E noi siamo qui per chiedere queste cose. Questo governo deve tornare a casa, la parola deve tornare agli italiani, dobbiamo decidere democraticamente le sorti del nostro paese. Non possiamo andare avanti a colpi di DPCM e permettere che pochi, come in un'oligarchia, decidano le sorti della nostra nazione.